stata presentata questa mattina nella stanza del primo cittadino la terza edizione della rassegna di storia dell'arte Arte in Eboli. A spiegare l'importante evento culturale per la città di Eboli, il sindaco Massimo Cariello. Stiamo cercando di aprire una riflessione su tutte quelle opere che hanno rappresentato e che rappresentano un momento di promozione, di valorizzazione storico-artistico-culturale della città di Eboli, anche nel tentare poi di avviare dei percorsi di recupero. Arte in Eboli è una edizione, questa è la terza, importante, che mette insieme tante realtà, a partire dal complesso monumentale di Sant'Antonio, a partire dal complesso del museo archeologico, in cui promuoviamo questa iniziativa, e lo facciamo in collaborazione con il liceo classico, il liceo artistico, con il direttore scientifico Gerardo Pecci, e con la piena sinergia con tutto ciò che rappresenta il mondo della cultura ebolitana. Partiamo anche dalla rappresentazione teatrale che sarà fatta, quindi proprio il 18 mattina al liceo classico, il cui regista viene da una situazione del genere, che poi invece ha trasformato in bellissime opere e anche una grande capacità di regia teatrale. Questo fa capire come non esiste il disagio. Il disagio è quando viene creato e generato dai fattori esterni, perché anche una situazione di disagio può trasformarsi in agio. Occorre la forza di volontà e occorre una comunità consapevole che sappia tener conto di questo. Siamo uno dei pochi comuni a aver sottoscritto un protocollo d'intesa con la città di Matera, e è un motivo di vanto, di orgoglio, e saremo già presenti il giorno 20 a Matera nell'ambito del concorso internazionale di poesia ideato dal Centro Culturale e Studi Storici. Stiamo producendo come comune di Eboli una rappresentazione teatrale su Carlo Levi che vedrà coinvolta anche la città di Matera. È davvero un momento importante di gratificazione e di crescita per tutta la comunità.